start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un video un po' particolare perché, come sapete, ogni fine anno diamo gli Indie Awards, i miei premi, insomma i migliori giochi. Ma per semplificarci il compito, quest'anno ho deciso di fare a metà anno un piccolo riassunto dei giochi che mi sono piaciuti di più. E che vi mostrerò, insomma, ne ho scelto uno per gennaio, febbraio, marzo, aprile e due per maggio e due per giugno, quelli che sono spiccati sopra gli altri. Spesso non sapevo dirvi il prezzo, li analizziamo velocemente uno per uno. Iniziamo con gennaio, con Occupy Mars, che comunque è uscito, avevo portato a gennaio l'anteprima, insomma, costa 24,50, però calcoliamo che resterà uno o due anni in Early Access, quindi è un bel survival, non ha ancora il co-op, però potrebbe essere una buona scelta se amate i survival, se amate Marte, il pianeta rosso, insomma, e tutti i vari cablaggi, che questa è una delle parti più intriganti del gioco. Intanto proseguiamo con febbraio, con Plan B Terraform. Questo l'ho scelto perché è stata un'autentica sorpresa, non me l'aspettavo. Quando l'ho provato non mi aspettavo un gioco così carino, anche le recensioni, insomma, mi danno ragione. 9,99, prezzaccio assolutamente, quindi ovviamente ognuno, chi arriva adesso, insomma, non lo sa, di ognuno di questi ho fatto un video che potete trovare sul canale. Per quanto riguarda marzo, ho scelto Contraband Police. Non avevo grandi aspettative perché spesso i giochi erano abbastanza ripetitivi, quelli di questi, insomma, questo genere, cioè il simulare qualcosa, insomma, di solito li si snocciolava nel giro di pochi minuti, se non qualche ora, e questo davvero mi ha sorpreso. Anche le recensioni, che in questo caso sono d'accordo con me, 19,50 può costare un po', però se amate il gioco comunque vi dà qualche ora, comunque non vi dico in spensieratezza, però insomma vi permetterà di gestire la vostra vita da doganiere. Andiamo a Terra Nil è molto interessante, questo dovrebbe essere aprile, perché anche su questo non avevo grandi aspettative, ma in realtà graficamente gradevolissimo, rilassantissimo, gioca un pochino sulla questione ambientale, però è un bel puzzle. Se vi va, non avete visto il video, andate a vedervelo perché è davvero carino, mi sono divertito, sono andato anche abbastanza per le lunghe in quel video. Insomma, dovete comunque andare a colonizzare tutta una zona, piazzando tutte le varie parti e favorendo la generazione di nuove carte di terraforming, appunto ottenendo delle risorse e modificando dei terreni magari che sono improduttivi. Intanto proseguiamo. Ah, tra l'altro, vabbè, ve lo consiglio, insomma, questo è Kaku Ancient Seal. Non avevo grandi aspettative perché è un gioco con un nome così, insomma, dici, ma cos'è sta roba? In realtà mi ha sorpreso perché denota comunque una somiglianza con magari un action alla Zelda, un po' l'ambientazione fumettosa alla God of War, un action comunque dove dobbiamo giocare con gli elementi, le magie, i combattimenti, i puzzle ambientali, i poteri che si sbloccano. È un gioco che più passano le ore più van a sbloccarsi a livello anche di features di gioco. 24,50 è un bel prezzo se amate il genere, 20,82 lo sconto adesso, insomma, e resterà in Early Access fino a fine anno, credo, comunque quest'anno, quindi è ancora un gioco in Early Access, ma già comunque in italiano. Questo, insieme a Shadow of Doubt, sono i due titoli di maggio che ho scelto. Shadow of Doubt ci ho giocato parecchie ore, sono oltre alle 20, tra le 20 e le 30. Non è perfetto, andrà migliorato, è però il migliore investigativo che io abbia mai provato. In pixel grafica dovremo risolvere numerosi casi agendo come freelancer, quindi muovendoci senza farci vedere dalle forze dell'ordine, perché noi non siamo affiliati con loro. Potremo comprarci case, potremo arredarle come meglio crediamo, piazzarci il nostro computer, il nostro letto, insomma, vivere leggendo il giornale, informandoci e andando a fotografare o rubare oggetti o scoprire omicidi, insomma, o arrestare persone colpevoli di qualche delitto. Il prezzo è un prezzaccio, 19,99,
è in early access, 6 mesi, lo sviluppatore ascolta molto gli utenti, quindi anch'io adesso sto per scrivergli una lunga mail in cui gli spiegherò le cose che mi piacerebbe vedere e quelle che non mi sono piaciute nel titolo. Forever Skies è una delle grandissime novità di quest'anno di giugno, mi è piaciuto tanto, l'ho approfondito. È un misto davvero tra Raft e Subnautica, è abbastanza profondo ma in early access ci resterà un po', costa 28 euro, che è un po' tantino, ma se amate i giochi di questo genere li può valere, non è quel dubbio, è un prezzo alto, sì 28 è un prezzo alto, però non è neanche una giustificazione, perché 28 vi dà 15 ore di gameplay, però siamo in early access e l'early access durerà un po', un anno circa, e quindi calcolando che comunque di cose da fare, da scoprire ce ne sono già, secondo me merita, e ne riparleremo magari a fine dell'anno e magari lo troveremo anche su nella lista, insomma, dei migliori indie di quest'anno. E infine abbiamo Honey e Join a Cult. Questo mi ha sorpreso tantissimo, 21 euro se amate i giochi alla Cult of the Lamb mixati con i Rimworld style. È un gioco che va sicuramente approfondito tantissimo, perché è un gioco demenziale ma ben strutturato, dove noi fondiamo il nostro culto degli anni 70. Costa 21,99€, 13 è un prezzaccio, qui ha delle recensioni già un pochino leggermente più critiche degli altri, insomma, però riprende anche un pochino la grafica di Prison Architect. Ora fatemi sapere che cosa ne pensate, questi sono quelli che io ho scelto per questa prima metà di 2023. Ora comunque cominceremo, o magari state già vedendo i video nuovi di luglio, agosto, insomma, e così via, vedremo poi a dicembre, o meglio a gennaio, che cosa ci è piaciuto di più di quest'anno e premieremo. Però è giusto per fare un riassunto di quello che abbiamo fatto finora. Attendo con impazienza i vostri commenti qua sotto, e con questo io vi saluto. Ciao ciao!